Quindi cominciamo ovviamente ad aprirla e vedremo cosa ci troviamo dentro, come la troviamo. Allora, sulla sinistra troviamo delle ruote, un pesantissimo piedistallo, devo dire molto pesante, non me lo aspettavo. Bulloni di vario tipo. Questa dovrebbe essere o lo schienale o la seduta, vediamo. Questo è il meccanismo che fa alzare e abbassare e regolare l'inclinazione dello schienale. L'istruzione che poi vediamo se ne ho bisogno o meno. E questo è lo schienale. Beh, non c'è tanta roba, eh? Qui manca un sacco di roba. No, aspetta. Non ci posso credere. Hanno sfruttato anche l'interno della poltrona per mettere il materiale. Questo proprio non me lo aspettavo, ragazzi, non me lo aspettavo, proprio questa è una cosa che non ho mai visto da nessuna parte. Sfruttare la parte interna dell'imbottitura della poltrona, vediamo se c'è altra roba dentro, direi di no, non c'è altro. Oppure. Allora questo si può richiudere, quindi prima di lamentarsi bisogna controllare bene. Questo è un bracciolo, bracciolo di destra, bracciolo di sinistra, il pistone che appunto mi chiedevo dove fosse finito, a sballare tutto, ma adesso sballiamo tutto e mettiamo tutto bene in ordine. Io ho paura che dovrò guardarmi le istruzioni. Ok, allora qui fa vedere che devo utilizzare le viti corte, una cosa molto intelligente direi. Le viti hanno direttamente goccia di collante per fare che le viti non si svitino. Questa è una cosa interessantissima. Comunque funziona sicuramente così. Devo inserire dentro, esatto, e avvitare. Qui c'è la loro chiave in dotazione, quindi si comincia ad avvitare. Io faccio una cosa, mi prendo il trapanino, se no domani siamo ancora dietro. Allora, mi sono preso il trapano avvitatore e i miei attrezzini. Quindi andiamo a tirar fuori la chiave, che è sicuramente questa. Proviamo. Il supporto per l'avvitatore e così. Perfetto, questo non serve più, si può mettere da parte. Vediamo se poi abbiamo un altro tipo di viti. E lo inseriamo nell'avvitatore, mettiamo la velocità più bassa, esatto, e mettiamo anche una forza ridotta, così siamo sicuri di non rovinare qualcosa. Bene, adesso possiamo cominciare ad avvitare.
sono le viti più corte, quelle da un centimetro e qualcosa che vanno usate. Ora questo è pronto, direi ben fatto. No, sicuramente ben fatto, devo riconoscerlo. Io non amo particolarmente l'IKEA, ma su certe cose devo dire che sta al fatto suo. Questi sono a pressione, non hanno viti. Hanno una sorta di rondellina che si schiaccia sotto pressione, quindi bisogna metterli lì e riuscire, ecco, no, abbastanza semplice. Trovare la posizione giusta e poi schiacciare con decisione. Il basamento è pronto, le ruote ci sono. Guardiamo le istruzioni, visto che prima stavo sbagliando. Adesso devo inserire il pistone. Il pistone basta far così e va dentro a pressione. A posto. Dobbiamo montare il basamento. Quindi facendo questo lo mettiamo un attimo da parte e prendiamo il basamento. Sono rimaste solo le viti lunghe, quelle corte le abbiamo fatte fuori tutte. Allora, tutta questa roba qua la tiriamo via. Questo va montato così, perché questo elemento dove abbiamo la regolazione è sul davanti. Bene, quindi stessa procedura di prima, andiamo ad avvitare le viti. Qua non abbiamo rondelle, bene, adesso dobbiamo semplicemente inserire dove c'è il foro, questo qui va inserito qua dentro, semplicemente a pressione, non c'è nessuna vite, non c'è niente, quindi buono. Il peso poi dovrebbe autobloccarlo, se io schiaccio si alza, esatto, con la leva, questa leva qui serve appunto per alzare. Adesso dobbiamo montare lo schienale. Per montare lo schienale, questo va montato così e poi qua abbiamo gli altri buchi per montare lo schienale. Quindi cominceremo come prima. Terminato. Quindi lo direi puntiamo, lo facciamo così, la puntiamo, la appoggiamo un attimo dentro, che rimane il peso, rimane lì. Andiamo a cercare il foro. E andiamo a centrare. Se l'ho beccato, perfetto, uno, due, va bene. Adesso la solleviamo, facciamo questo lavoro e andiamo a centrare gli altri due buchi. Diamo il colpo finale a mano. Eccola qua. Direi che carina. Devo dire che come poltrona per 99 euro sicuramente va bene. Io farei soltanto due appunti all'IKEA, perché va tutto bene tranne due cose. Queste viti qua di fianco è l'unica cosa che secondo me stona. Cosa ne dite? Cosa ne pensate? Io ritengo che nella sua eleganza, perché devo dire che è una bella sedia elegante,
Questi tappini ci sta, questo qui ci sta proprio male, io avrei messo dei tappini. E questa è una questione estetica. Uno potrebbe anche non essere d'accordo. Ma su una cosa che ritengo invece, dovedì che abbia proprio cannato, sbagliato, è che il tubo non è protetto in nessun modo. E quindi se vai a toccarlo ti sporchi tutte le mani di grasso. Questa secondo me è una cavolata, perché in un appartamento quando una donna va a pulire, passa anche sullo straccio, si sporca tutta. Devo trovare un piccolo stantufo da poter inserire dentro. Io direi che è carina. Cosa ne dite? Mettiamo un like all'IKEA e un like a me, al nonnino del fai da te. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao!